Lifetime in repeat. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta. O meglio raga, ho iniziato la saga di Majin Buu e come potete vedere sono nei panni di Great Saiyaman, che è sempre il nostro Gohan però liceale. E qui abbiamo due belle missioni secondarie qui nella zona della casa di Goku. Ora, una la svolgiamo qui e se è troppo corta faccio anche l'altra. Otto-san ga inai ima. Ok, qui abbiamo Goten. Ehi Goten, come stai? Gohan, facciamo qualcosa di divertente. Mi sono stancato di stare sempre a studiare. Ehi, ti va di giocare un po' con Goten? C'è qualcosa che non va, mamma. Goten deve ancora finire i suoi compiti. Tutto qua. Mi hai fatto spaventare. Come sarebbe a dire tutto qua? Dovresti dare il buon esempio a Goten e studiare di più. Cosa? Che devo fare? Ascoltami bene. Se non ti impegni non diventerai mai uno studioso rispettato. Ti ha sgridato. Senti chi parla. Guarda che ce l'ha anche con te Goten. Ultimamente entrambi state trascurando gli studi. Ah, così mi fate così mi farete morire di preoccupazione. I soldi di mio padre stanno finendo. Dovreste pensare di più al vostro futuro. Ascolta, mamma. Abbiamo quasi finito il pesce, giusto? Che ne dici se ne andassi a prendere un po' per la cena? Lo faresti davvero? Mi saresti di grande aiuto. Posso venire anch'io a pescare? Posso venire a pescare anch'io? Per calmare Kiki, Gohan si è offerto di prendere del pesce per la cena e sembra che Goten voglia aggregarsi. La crescita di Goten. E va bene, ma dovrai sgattaiolare fuori di casa senza che la mamma se ne accorga. Sì, certo. Di che state parlando voi due?
Io stavo solo aiutando con i compiti. Ah. Da? Capisco. Comunque sia, ecco ciò che dovresti prendere. Pesce blu. Va bene, farò del mio meglio. Portami un bel pesce succulento, Gohan. Bye bye. A dopo. Allora? Gohan. Vedo che sei riuscito a uscire. Sì, ho aspettato che la mamma iniziasse a preparare la cena. Bene, allora andiamo. Evviva! Sì, questo è un punto perfetto. In bocca al lupo, fratellone. E va bene, mi tocca pescare. Ok, d'accordo. 3 pesci blu, eh. Niente di più facile con la Skoda Saiyan. Dai, vieni bello. Lo so che mi hai visto. E là, eccolo. Oh. E uno. Ora ne mancano altri due. Cos'è, un pinne gialle? E là. Oh, era vicino, a sto punto l'ho preso. Pesce d'oro. Però mi servono 2 pesci blu. Vediamo un po' se riesco a farla subito subito. Ecco il secondo. No. Miseriaccia, sembrava. Pesce grande. No, non è lui. Che fine hanno fatto i blu? Un altro giallo, un altro d'oro. No, ti prego. Olè. Ne siamo a 2 d'oro. Però non è quello che devo trovare. Dai. Venite da Great Saiyaman. Dimmi che è quello che devo prendere. No, non è quello che devo prendere. Uffa. E che dalle sagome, regà. E quello è un altro messaggio di Rettaio. Non so quanti ne sono arrivati, Vai. Vieni. Vai. Vieni. Bravo, così. No, non è lui. Ah. Ah, quelli blu dove caspita sono finiti? Là ce ne sono uno. Sono uno dentro l'altro? Ah no, ok, sono due. Sì, ma ragazzi, se venite di qua. Stupidi pesci. Dai. Dai che mi hai visto. Fatemi che siate blu, eh. Oh, un altro. Ok, ne manca uno. Osh, umaku itta zo.
Ok, e siamo a due. Ne manca il terzo. Ed eccolo qua. Ok, rapido e indolore. Sarebbe stato più veloce se li avessi trovati tutti e tre subito, ma vabbè. Questo dovrebbe andare. Ehi, fratellone, prima di tornare potremmo fare un'altra cosa. Eh? Che vorresti fare? Voglio provare a batterti. Cosa? Sarà divertente, no? E poi siamo già all'aperto. Giusto. È normale che un bambino piccolo come Goten non si diverta a pescare. Per favore. Allora? E va bene, ma non esageriamo, intesi? Urrà! Grazie, Gohan! Ci andrò piano con Goten, ma devo fare bella figura. Allora arrivo! Dannato nano, che sei ultra rapido! Prendi! Porca miseria! E che non vedendo, perché loro sono sott'acqua. Opla! Ok. Oh, da dietro. Beccati questa ancora. Wow. Prendi. In teoria non sarebbe dovuto succedere, perché comunque la logica impone cose diverse, ma va bene. Ok. Oh, là. E vabbè, ho preso A. Sei troppo forte, fratellone. Vedo che ti piace più giocare che studiare. In questo mi ricordi parecchio papà. Eh? Pensi davvero che io somigli a papà? Che bello. Su, ora rientriamo prima che si faccia tardi. Storia completata. Guerrieri Z, ok. Dovrai ottenere il... No. E ricordati di non dire niente alla mamma. Sì. Mamma, siamo tornati. Goten, ti avevo detto di tacere.
E così siete andati a pesca insieme. Che devo fare con voi? Quindi lo sapevi? Da? Certo che sì. Pensi che non mi accorga quando mio figlio sguscia fuori di casa? Mi dispiace, mamma. Ecco, ho preso questo. Hai consegnato pesce blu. Niente male. Bene, ve lo preparerò subito. Per quanto riguarda Goten? Ti sei divertito con il tuo fratellone Goten? Sì, abbiamo parlato di un sacco di cose. Bene. Magari ora riuscirai a concentrarti di più sullo studio. Mamma, sei grande. Gohan, mi raccomando, conto su di te per badare a Goten. Eh? Tu sei suo fratello maggiore, quindi ti sta a sentire. Non saprei. Credo che ascolti più te, mamma. È proprio come suo padre. Non importa cosa gli dica, fa sempre di testa sua. Beh, ecco. Da? Per questo devi diventare un grande studioso e dargli il buon esempio. Credo di essere leggermente geloso di Goten al momento. Beh, ora pensiamo a questo bel pesce. Andate a lavarvi le mani. Sì. Uffa, la pancia che mi scoppia. Se voglio diventare un grande studioso, devo impegnarmi di più. Ti sei messo un costume, ti sei messo a fare l'eroe. Allora, non so quanto sia venuto lungo, però andiamo a fare anche l'altra missione qui. Che c'è Videl, come potete vedere. Prima diamoci una riposata. Che qui Gohan dovrebbe insegnare a volare a Videl. Quindi parliamoci. Hi. Finalmente sei arrivato, Videl. Che cosa ci fai qui? Sono venuta ad allenarmi con te, no? Con me? Sì, sembri piuttosto in gamba, quindi ho pensato che saresti stato un buon compagno di allenamento. C'è ancora tempo prima del torneo mondiale, quindi ho deciso di venire qui a tirare due pugni con te. Non ti crea problemi, vero Gohan? Voglio dire, in due ci si allena meglio. Videl ha bisogno di aiuto per allenarsi e sembra molto determinata. Dalle una mano. Va bene. Un aiuto non richiesto. Va bene. Forza, muoviamoci. Se faccio tardi, mio padre mi farà una ramanzina epica. Pausa. Però Videl fa sul serio, ha ottime basi. Videl, ti alleni spesso con tuo padre? Allenarmi? Scherzi, lui è il campione del mondo, non lo sai? Ultimamente non ho avuto tempo per addestrarmi, quindi faccio tutto da sola. E sei diventata così forte, ti stai impegnando davvero molto. Non sono ancora al livello di mio padre. Non sa neanche che sono venuta qui. È troppo protettivo nei miei confronti. Se sapesse che sono con un ragazzo, andrebbe fuori di testa. Bip bip. Rilevato, moscerino. Eliminare moscerino. Che diavolo è quello? Non lo so, ma non mi sembra affatto amichevole.
Quindi è un nemico. No, non mi sembra cattivo. Penso io a questo ammasso di ferraglia. Sta a vedere. Eh? Ma sembra pericoloso. Tranquillo, sarà l'occasione perfetta per scoprire se il mio allenamento funziona. Eliminare. Eliminare. Fatti sotto. Poco tempo prima. Cosa? Videl è scappata di nuovo. Dov'è andata questa volta? Mi dispiace, signore. Era troppo veloce. Non sono riuscito a starle dietro. Idiota! Giuro che se qualche moscerino osa avvicinarsi a lei, lo farò a pezzi. Santo cielo, sembra un bel guaio. Vorrei sapere chi siete. Io sono il geniale inventore Pilaf e sono qui per risolvere il suo problema. Eh? Di che stai parlando? Non sarai mica un altro dei miei fan. Io? No, no. Ho solo pensato a un padre preoccupato come lei potesse servire una mano. E perché dovrei fidarmi di te? Signore, credo che sospetti qualcosa. Silenzio! Per colpa degli ultimi fallimenti siamo rimasti senza un soldo. Questa è la mia occasione per riempirmi le tasche. Quanto mi manca vivere in un castello. Ammiri la mia creazione. Cos'è? Questa è la mia Super Pilaf Machine. I suoi artigli possono affettare la più dura delle rocce. Il suo corpo d'acciaio resiste agli attacchi più violenti. È dotata di una tecnologia radar all'avanguardia che se le permette di trovare chiunque e qualunque cosa. Ma non è tutto, obbedisce a qualsiasi comando e fa sempre ritorno alla base. Oltre a combattere, cucina, pulisce e falcia l'erba. E ha una super macchina tuttofare. Riporterà sua figlia sana e salva a casa ed eliminerà qualsiasi moscerino gli ronze attorno. Oh! Normalmente questo gioiellino costerebbe 1.000.000 zeni, tuttavia ho deciso di offrirglielo con il 50% di sconto. Un'offerta limitata, può averlo per soli 500.000 zeni. Incredibile, è praticamente regalato. Allora, che ne pensa? È un'occasione irripetibile. In effetti il prezzo è conveniente. E poi mi tornerebbe utile. Proprio così. Sono disposto ad acquistarlo, ma prima voglio fare una prova. Se questa macchina riesce a sistemare il moscerino che infastidisce mia figlia, ne comprerò 10. Idaro! Capisco! Vuole provare l'articolo prima di acquistarlo? Nessun problema. Nessuno può sconfiggere la mia Super Pilaf Machine. Già è l'arma più potente che abbia mai costruito. Stavolta è la volta buona. Per non parlare del fatto che può autodistruggersi se le cose si mettono male. È forte. Ma da dove arriva? Eliminare. Eliminare. Basta così. Gohan! Non c'è bisogno che mi aiuti. Posso ancora combattere. Non mi lascerò sconfiggere. Lo so, Videl. Ma sei ancora stanca per via dell'allenamento. Se venissi ferita,
sarebbe tutta fatica sprecata. Inoltre, non potresti partecipare al torneo. Lascia che ci pensi io per questa volta. Fidati di me. Va bene. Bersaglio agganciato. Eliminare. Bene. Non posso usare tutta la mia potenza davanti a Videl. Va bene. Non la useremo. Ecco, in genere nell'anime ci sarebbe voluto solo questo. Prendi. Fatto. È fatta. Wow. Beep. Beep. Eliminare Moscerino. Eh? Che gli prende a questo coso? Errore. Errore. Autodistruzione. Conta alla rovescia. Rientrare. Eliminare. Rientrare. Pilaf. È andato. Spero di aver fatto la cosa giusta. Tranquillo. Non potevi lasciarlo libero di scatenarsi. Ma ora basta parlare di questo. Gohan, sei veramente incredibile. Nah, ho solo avuto fortuna. Magari era difettoso. Guarda che non me la bevo. Allora, come hai fatto? Devi dirmelo. Su serio? È stata solo fortuna. Mi sono ricordato di una cosa che devo fare. Devo scappare. Va bene. Per stavolta lascerò correre. Visto che mi hai aiutata. Ma continuerò a tornare qui finché non avrò scoperto il segreto della tua forza. La vedo brutta. Finalmente. Finalmente ho trovato qualcuno più forte di mio padre. Eh? Niente, niente. Storia completata. Emblemi? No. Vediamo. L'ultima volta il segnale è stato rilevato da queste parti. Onore. Non potevate pensarci voi due? Perché sono dovuto venire anch'io? E se la macchina fosse rotta, in quel caso dovremmo riportarla, ripararla o possiamo dire addio al denaro. No, non da tu! Di che vi preoccupate? Sono stato io a costruirla. Probabilmente non è rientrata perché, beh, ecco, si sarà persa. Le macchine possono perdersi? Quella laggiù è la Pilaf Machine. Visto? Bip. Bip. Eliminare Moscerino. Oh oh. A quanto pare ha eliminato il suo bersaglio. Che vi avevo detto? Voi due vi preoccupavate troppo. Guardi. Sembra aver subito parecchi danni. Eh? Il suo avversario doveva essere piuttosto forte. Ma che importa? Forza, torniamo indietro. Comunichiamo la buona notizia e navigheremo nell'oro. Eliminare. Nare. Nare. Nessun bersaglio. Errore. Autodistruzione. Pilaf. Rientrare. Avvio autodistruzione. Avete sentito? Ho un brutto presentimento. Magari ha subito troppi danni al sistema. Deve essere rotto.
Grande Pilaf, la macchina sta... Rilevato moscerino. Autodistruzione, autodistruzione, avvio autodistruzione. Sta per esplodere! Addio! Grande Pilaf, abbiamo fallito di nuovo. Sta zitta! Hi. Sono a casa! Ah, Videl, sei tornata! Che ci facevi fuori a quest'ora? A quest'ora? Papà, il sole è ancora alto. Tu piuttosto, che stavi facendo? Cosa? Cosa stavo facendo? Beh, ecco, io... Non importa, sono solo felice di rivederti. Ma cosa? Lasciamo stare, io ho fame, ti va di mangiare qualcosa? Ottima idea, dico subito ai cuochi di preparare qualche manicaretto. Finalmente a casa, che giornata, sono distrutto. Sono ancora un po' preoccupato per il robot di prima, potrebbe essere pericoloso. Devo fare attenzione a non imbattermi in chi l'ha creato. Questa roba di prima scelta. Ok, allora, qui non dovremmo avere più niente, giusto? Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.